Quando uno ama, ha in sé il gene naturale della tutela della vita, la vita di tutti gli esseri viventi. Mi sto avviando verso un allevamento di polli. Spero che sia uno degli allevamenti il minor intensivo possibile. Vediamo cosa succederà. Molti non si rendono conto di quanto il profitto e il dio denaro sacrifichino costantemente l'esistenza di molte creature, come quella di questa gallina che ho salvato da uno dei tanti allevamenti. Sono luoghi angusti, dove di naturale non c'è neanche la luce. Luoghi stretti, spazi piccolissimi che accolgono molte di loro, tutte ammassate. Ho visto galli in quarantena, con l'esile collo rosa, privo di piumaggio, inappetenti e rassegnati. Altre galline inquiete, con ferite sparse perché forse si beccano tra loro nel groviglio insano di quell'esistenza monotona e finalizzata ad un solo destino, la carne. L'ho voluta chiamare Alice. Il suo piumaggio ricorda quello delle Alici sottosale, ma il motivo migliore è nel nome della protagonista della più bella di tutte le favole. Questa gallina non ha mai visto l'aria aperta, è stata sempre in gabbia, quindi questa è la prima volta che lei avrà modo di uscire. Abbiamo deciso di tenere i cani per far sì che loro si abituino sin da subito alla sua presenza e comunque non sappiamo quali saranno le reazioni di nessuno. Siamo qui pronte eventualmente ad intervenire. Diventerà anche lei una bambina curiosa e in grado di scoprire che esiste un mondo migliore oltre la gabbia fredda in cui si era abituata a stare.
Appena l'ho liberata in giardino, si è sgranchita le zampette e dopo qualche minuto si è perfino ricordata di avere due ali, intuendo di poterle aprire. Salvare qualcuno è un po' come salvare se stessi, salvarsi dagli egoismi, dall'opportunismo, da uno stile di vita sbagliato, dalle scelte crudeli e di comodo, di quelle che ci fanno stare bene ma a discapito degli innocenti. Alice mi ricorda anche la mia infanzia trascorsa in collegio. Anche io come lei sono uscita tardi e ho scoperto l'erba sotto i piedi. Voglio che sia felice, che rinasca nuova vita, insieme ai miei cani, a mia figlia e al mio mondo interiore pieno di speranze. Sarà la gallina di una scrittrice. Da lei spunteranno nuove parole. Salvateli, gli animali ingiustamente sfruttati, e vi sapranno dare in cambio una gratitudine che vi renderà felici e vi ricorderà che siete esseri umani, che siamo tutti nati per essere davvero umani, per dare rispetto, per amare e condividere. Si viene al mondo per imparare tutto questo.